Ivan era rimasto sorpreso dall'invito del suo amico Luca. Dopo quasi 5 anni che si sentivano solo tramite WhatsApp e social media, non appena aveva saputo che sarebbe andato a Milano per lavoro, il suo vecchio amico aveva colto l'occasione per invitarlo per un fine settimana nella sua villetta nella campagna cremasca. Durante il periodo del liceo erano praticamente inseparabili, e all'università le loro serate all'insegna di alcol e ragazze erano diventate a dir poco leggendarie. Tuttavia ora Luca era un padre di famiglia e Ivan non era molto sicuro che si sarebbe trovato a proprio agio. A differenza dell'amico, lui non aveva cambiato molto il suo stile di vita, con un lavoro in smart working che gli imponeva solo di tanto in tanto dei piccoli viaggi per incontrare qualche cliente. Passava ancora gran parte delle sue serate fuori a rimorchiare o a far baldoria con gli amici. Nonostante questo, Ivan aveva comunque deciso di accettare l'invito di Luca, felice di rivederlo dopo tanto tempo. Finiti gli obblighi di lavoro, aveva quindi raggiunto in macchina la casa dell'amico, una splendida villetta che un tempo doveva essere stata una cascina, circondata da un ampio giardino recintato e al di là di esso da campi coltivati. Quando Luca gli venne incontro per accoglierlo, Ivan quasi stentò a riconoscerlo. La prima cosa che notò di lui fu la pancetta tipica di chi tende a bere troppo. Le borse sucree sotto gli occhi dell'amico, nonché la barba poco curata e una calvizie che cercava inutilmente di nascondere con il riporto, lo facevano sembrare più vecchio di almeno una decina d'anni. Scacciato il primo momento di sorpresa però, lo salutò con un abbraccio. «Cazzo, Luca, da quanto è che non ci si vede?» Lui sorrise, un sorriso stanco ma entusiasta. «Da quando Sara era incinta, se non sbaglio, allora non avevamo ancora traslocato. È bello rivederti, amico!» «Anche per me», disse Ivan. In quel momento dalla villa uscì Daniela, la moglie di Luca. A differenza dell'amico, la donna era proprio come la ricordava. Forse un po' più pallida, ma ancora molto bella, con un fisico che avrebbe fatto invidia a qualsiasi ventenne. Ivan la salutò con lo stesso entusiasmo con cui aveva salutato l'amico, ma notò in lei una strana rigidità, come se fosse tesa e a disagio per la sua presenza. Per un attimo si chiese se Luca l'avesse avvisata della sua visita. Il suo sguardo però venne catturato dalla bambina alle spalle della donna. Aveva circa 4 anni, con lunghi ricci scuri e degli occhi di un azzurro così intenso da incantare. Le guance rosse e il vestitino a fiori la facevano sembrare quasi una bambola di porcellana. La bambina lo fissò con occhi sgranati. «Non ci credo! Lei è...» «La mia piccola Sara», disse Luca con orgoglio. «Sara, lui è lo zio Ivan. Coraggio, vieni a salutarlo». La bambina si avvicinò con gli occhi sgranati e lo sguardo fisso. Quando arrivò da lui, inclinò la testa da un lato, piegando le labbra in un sorriso che Ivan trovò piuttosto inquietante. «Giochi con me, zio Ivan? Se fai il bravo, magari poi Mara vuole conoscerti». «Tesoro, Ivan è stanco. Vai dentro, che tra poco si cena», disse Daniela spingendo poi la figlia verso l'ingresso. La bimba esitò per un attimo, poi, senza cambiare espressione né sbattere le palpebre, si girò e rientrò a casa. La donna si assicurò che fosse rientrata prima di tornare a rivolgersi a Ivan. «Ti chiedo scusa, ma è in piena fase amico immaginario. Stiamo cercando di fargliela passare, ma lei è testarda come suo padre». «Non devi scusarti, alla fine è solo una bambina. L'unica cosa di cui ti dovresti preoccupare è che assomiglia a suo padre», scherzò Ivan, cercando però di scacciare la sensazione di disagio che aveva provato quando la piccola gli aveva rivolto la parola. Un paio d'ore dopo, Ivan era a tavola con l'amico e la sua famiglia. Iniziarono a ricordare i vecchi tempi insieme a Luca, ridendo di quanto fossero ingenui e sprovveduti da ragazzini, brindando a quelli che definivano i tempi gloriosi dell'università. Ivan notò con soddisfazione che l'amico non aveva certo perso la mano per quanto riguardava il bere. Erano ancora all'inizio della cena
e Luca aveva già attaccato la sua terza bottiglia di birra. Sembrava particolarmente allegro nonostante le mani gli tremassero in maniera vistosa. Ogni tanto Daniela gli lanciava qualche sguardo di disapprovazione, ma si sforzava di mantenersi sorridente e faceva di tutto per far sentire l'ospite a proprio agio. Ivan sapeva di non piacere molto alla donna e apprezzava il suo tentativo di essere gentile. La piccola Sara, invece, si rivelò una bambina molto tranquilla e silenziosa. Mangiava con gli occhi bassi, divorando la sua pasta con soddisfazione. Ogni tanto, però, Ivan la vedeva fermarsi e fissare il vuoto, poi ridacchiare e riprendere a mangiare. «Posso averne ancora, mamma?» chiese all'improvviso porgendo il piatto vuoto alla madre. In quel momento Ivan era sicuro che Daniela fosse impallidita. La donna sgranò gli occhi, guardando Luca con terrore a malapena celato. Lui era rimasto immobile, la birra sospesa a mezz'aria e lo sguardo corrucciato. Quando fece un cenno di assenso con la testa, Daniela sembrò rilassarsi. Si affrettò a riempire il piatto alla bimba e poi tornò a sedere, mentre il marito riprendeva a bere. Ivan non poté fare a meno di chiedersi a cosa avesse assistito. Era chiaro che la donna fosse terrorizzata. Incredulo, gettò uno sguardo a Luca che stava aprendo un'altra bottiglia. La piccola Sara allora smise di mangiare per un attimo e si mise di nuovo a fissare il vuoto. «Papà, Mara dice che non dovresti bere così tanto». «Ora basta, devi smetterla!» ringhiò Luca, colpendo il tavolo con un pugno, il volto deformato dalla rabbia. «Prendi il piatto e vai in camera tua, Sara!» «Ma papà, papà!» «Vattene!» Daniela lasciò cadere la forchetta con un gemito, coprendosi la bocca come se si stesse trattenendo dal piangere. Sara invece rimase per un attimo immobile, con gli occhi sgranati. Poi si alzò da tavola sollevando il piatto mezzo vuoto. «Ma Mara non piace quando fai il cattivo, papà! Non è per niente contenta e io ho ancora fame!» La madre si alzò e corse a riempire di nuovo il piatto della figlia. Dopo averla accompagnata nella sua cameretta, tornò a tavola come se niente fosse. «Ancora una volta devo chiederti scusa, Ivan. Sara non è una bambina facile da gestire. Allora, che ne dite? Passiamo al secondo?» Luca mugugnò qualcosa, scolandosi l'ennesima birra, mentre Ivan accennò un sorriso e fece cenno di sì col capo. Tuttavia il suo sguardo si posò ancora una volta sull'amico. Ripensando al passato, in effetti Luca era sempre stato piuttosto incline alle risse quando beveva, ma Ivan non voleva credere che fosse diventato quel tipo di uomo, un mostro che passa le sue sere a ubriacarsi terrorizzando la propria famiglia. No, quello non poteva essere Luca. Quella notte Ivan non riuscì a prendere sonno. Continuava a rigirarsi nel piccolo letto della camera degli ospiti al pian terreno, chiedendosi se forse non aveva interpretato male la situazione. Si chiedeva se il comportamento aggressivo dell'amico non fosse dovuto in realtà a qualcosa che è accaduto in precedenza, qualcosa che lo aveva portato allo stremo. Nella sua mente cercò ogni possibile motivazione, ma non c'era nulla che potesse giustificare in alcun modo lo scatto violento di Luca, né il terrore che aveva visto negli occhi di sua moglie. Rimase sveglio fino a notte fonda, finché alla fine non iniziò a sentire le palpebre pesanti. Cadde di cupo dormiveglia quando all'improvviso dei rumori lo scossero. Per un attimo sembrò sentire dei tonfi e grugniti seguiti da lamenti sommessi e da un pianto soffocato. Fu tutto così veloce che Ivan si chiese se non si fosse solo sognato tutto. Si alzò dal letto e tese l'orecchio per captare altri suoni, ma la casa sembrava avvolta dal silenzio assoluto. Con la gola secca si diresse verso la cucina per prendere un bicchiere d'acqua. Uscì in silenzio, cercando di fare il meno rumore possibile. Quando accese la luce, riuscì a stento a trattenere un grido. Luca era seduto al tavolo da pranzo, con lo sguardo fisso e gli occhi lucidi. Stringeva una bottiglia di birra in una mano, strappando l'etichetta in maniera nervosa, con l'altra. All'inizio
non sembrò nemmeno accorgersi della presenza di Ivan. Questi si avvicinò con cautela, per non agitarlo. La puzza di alcol emanata dall'amico gli fece arricciare il naso. «Io non volevo accadesse questo», disse Luca all'improvviso. Si portò la bottiglia alla bocca e ne beve una lunga sorsata. Poi scoppiò in un pianto disperato. «Tu... non volevo coinvolgerti. Io... non volevo. Ti giuro. Ti giuro che non volevo. Mi dispiace. Mi dispiace tanto!» Ivan provò pena per lui. «Luca, su, adesso calmati», disse prendendo con delicatezza la bottiglia. Doveva fare piano. Non voleva rischiare di provocargli uno scatto d'ira. «Dai, alzati, vieni con me». Luca si fece guidare come un burattino fino al salotto e all'ampio divano. Lì, Ivan lo aiutò a sdraiarsi e dopo averlo coperto con una coperta, se ne tornò nella sua stanza. Stava per entrare quando all'improvviso gli parve di scorgere una piccola figura tra le ombre della casa. In un primo momento pensò che Sara si fosse svegliata, ma quando si stropicciò gli occhi per cercare di vedere meglio, la figura era già scomparsa. Sentì per un istante un respiro simile a un sibilo prolungato, poi tutto tornò immobile e silenzioso. Gli ci volle un'altra ora per addormentarsi. Aveva ancora una sete tremenda, ma non aveva più il coraggio di lasciare la camera. Anzi, non voleva nemmeno più uscire dal tetto. C'era qualcosa che gli faceva accartocciare le viscere in quella casa. Un clima di terrore e angoscia che si respirava nell'aria stessa e che giocava brutti scherzi alla mente. Per un attimo pensò di inventare la scusa di un'emergenza familiare e partire il giorno successivo. Sì, sarebbe stata la cosa migliore. Alla fine però si rese conto di una cosa. Per quanto si fosse sempre considerato uno stronzo, non lo era così tanto da abbandonare una donna spaventata e una bambina in balia di un uomo violento, anche se quell'uomo un tempo era stato il suo miglior amico. Nel vederli in quel clima allegro da famigliola del Mulino Bianco, Ivan si chiese se non avesse frainteso l'intera situazione. «Mamma, ho fame, ho tanta fame!» La voce di Sara zittì la coppia, che per un istante si fece di nuovo cupa e silenziosa. La piccola era uscita dalla sua stanza e aveva sceso le scale che portavano al piano superiore senza che nessuno la sentisse. Quando Ivan si girò per salutarla, le parole gli morirono in gola. La bambina aveva un segno nero sullo zigomo, come se avesse picchiato con violenza contro qualcosa. «Sara, che hai fatto al viso?» chiese. La bambina, con gli occhi fissi davanti a sé, inclinò la testa da un lato e distese di nuovo le labbra in un inquietante sorriso. «È colpa di Mara. Quando ha fame finisce sempre nei guai». Ivan rimase pietrificato. Guardò prima il suo amico, poi Daniela. In quel momento notò che da sotto la manica della donna si intravedeva una fasciatura che le copriva il polso. «Sara, va bene giocare con la tua amica immaginaria, ma cerca di stare attenta», l'ammonì Luca. «Ma papà, Mara non...» «Ora basta, piccola», intervenne Daniela. «Andiamo, vieni a fare colazione». In quel momento sembrava che tutta l'allegria che Ivan aveva percepito nella coppia si fosse dissolta. Osservò Luca che aveva ripreso a sorseggiare il suo cappuccino come se niente fosse. Nel frattempo Sara si era avventata nel suo cornetto al cioccolato. «Mamma, voglio anche i cereali e il pane con la marmellata e la merendina, ho fame, ho fame!» «Va bene, piccola, ti preparo tutto ciò che vuoi». Gli occhi della donna si erano fatti vuoti, spenti. Si muoveva come un automa, una macchina a cui di punto in bianco fossero state tolte tutte le emozioni. Finito di mangiare, Luca, ancora parte provato dalla sbornia della sera prima, andò a farsi una bella doccia mentre la piccola Sara se ne andò in camera sua a giocare con la sua amica Mara. «Daniela, dobbiamo parlare di quello che è successo», disse Ivan approfittando di essere rimasto solo con la donna. Quando lui le fece quella domanda però, lei lo guardò stranita. «Come, scusa?» «Da quando Luca ha questi problemi con l'alcol? Da quando è diventato così aggressivo?»
Le ci volle un attimo per capire cosa lui stesse dicendo, ma quando lo fece, Daniela scoppiò a ridere. Scoppiò a ridere così forte che dovette posare i piatti che stava mettendo in lavastoviglie per evitare di farli cadere. Lui è aggressivo! Ma di che diavolo stai parlando? Ivan le si avvicinò, prendendole con delicatezza il polso ferito. Sto parlando di questo e del segno che ha in viso tua figlia. Io tengo molto a Luca, ma non posso ignorare quello che vi sta facendo. Daniela, ti prego, voglio solo aiutarvi. Daniela all'improvviso smise di ridere. Il suo volto divenne cupo e serio. Poi, all'improvviso, il suo sorriso si aprì in un ghigno. Vuoi aiutarci? Davvero? Ma che ne sai tu? Sei solo un omuncolo che non è mai cresciuto. Passi le tue serate a rimorchiare e a fare baldoria. Come quando andavo ancora all'università. Tu non sai niente, Ivan. Non hai idea di che cosa voglia dire avere una famiglia e dover fare di tutto per proteggerla. Ivan si ritrasse come se lei lo avesse schiaffeggiato. Non aspettavo una reazione del genere. Che sta succedendo? La voce di Luca lo fece sussultare. Già, che succede, Ivan? Rise la donna. Perché non glielo dici? No? Vuoi che lo faccia io? Ivan scosse la testa. Non capiva. La donna sembrava del tutto fuori di sé. Daniela si scoprì il braccio e lo mostrò al marito. Il tuo amico si preoccupa per questo e per il segno sul viso di tua figlia. La sua risata risuonò stridula, come il verso di una strega delle fiabe pronta a gettare i bambini nel forno. L'espressione di Luca passò dalla confusione alla sorpresa, per poi scivolare nella tristezza. I suoi occhi si inumidirono e si portò una mano al viso, cercando di trattenere le lacrime. Io, Ivan, mi dispiace davvero, ma non ho potuto. L'ho fatto per loro, per la mia famiglia. Ivan strinse i pugni, determinato. Luca, non puoi essere una di quelle persone che danno la colpa alle circostanze e alle difficoltà se hai problemi con l'alcol. Tu ti devi far aiutare. Non hai capito niente! Lo interruppe Luca. Niente! Ivan indietreggiò, mettendosi istintivamente tra l'amico e Daniela, come per proteggere la donna. Tuttavia, lei gli appoggiò una mano sul braccio per tranquillizzarlo. Sta calmo, Ivan. Ti spiegheremo tutto. In quel momento, qualcosa nel profondo di Ivan gli gridò di scappare, di uscire da quella casa e di correre il più lontano possibile. Gli occhi di Daniela si erano fatti ancora più grandi, quasi spiritati, mentre quelli di Luca sembravano sofferenti e angosciati. «Mamma, ho fame!» La voce di Sara riecheggiò dal piano di sopra. «Ho fame, ho fame, ho fame! Fame, fame!» «Luca, nostra figlia ha fame», disse la donna, i cui occhi si erano di nuovo velati di ansia e paura. In quel momento, Ivan fu colto da un'inquietante consapevolezza. Era della bambina che la donna aveva paura, non del marito. Il volto di Luca si caricò ancor più d'angoscia. «Mi dispiace, Ivan, di cosa...» Non riuscì a finire la frase, che sentì qualcosa pungergli il collo. Poi, l'ultima cosa che vide prima di riprendere i sensi fu Daniela con una siringa in mano che lo guardava dall'alto in basso. Quando riprese conoscenza, Ivan si ritrovò sdraiato sul pavimento umido di un seminterrato. Nonostante la nausea, Ivan si alzò, ma si accorse di essere ammanettato a un grosso tubo di ferro. Cominciò a dimenarsi, preso dal panico crescente. Incapace di credere che il suo amico potesse avergli fatto una cosa del genere. «Ehi! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!» Un grugnito improvviso lo paralizzò, zittendolo per un attimo. «Chi c'è?» chiese poi, in preda all'ansia. «Mi dispiace davvero tanto, Ivan», disse Luca con il volto stravolto. «Daniela ha ragione. Tu non puoi capire. Non hai idea di cosa siamo disposti a fare per la nostra famiglia. Nemmeno io lo sapevo. Almeno finché non sono nate le mie figlie.» «Figlie? Luca, tu ne hai solo una!» Ivan sgranò gli occhi
quando l'essere emerse dall'ombra. Aveva il volto identico a quello della piccola Sara, ma era rugosa e giallognola, a tratti ricoperta dalle scaglie grigie e simile alla pelle di un rettile. I suoi occhi gialli avevano pupille verticali e nella bocca si intravedevano denti aguzzi e affilati come aghi. Il corpo della creatura era piccolo, rachitico, scosso da spasmi continui che lo facevano rimuovere a piccoli scatti. La gravidanza di Daniela è stato uno dei periodi più belli ed emozionanti della nostra vita, disse Luca avvicinandosi alla creatura e iniziando ad accarezzarle i capelli crespi. Desideravamo così tanto un figlio. Dio, credo che il momento in cui è nata Sara sia stato il più bello della mia vita. Poi è arrivata la sorpresa della seconda bambina. Durante tutte le visite precedenti, i medici non si erano accorti di lei. Ma la cosa non ci spaventava. Anzi, per un attimo ne siamo stati davvero felici. Appena l'abbiamo vista, però, è stato come piombare in un incubo. Daniela era sconvolta. Quasi non riusciva nemmeno a guardarla. I dottori non riuscivano a capire che cosa avesse. Pensavano a una strana mutazione a livello genetico. Ivan guardò la bambina di fronte a lui, provando pietà per lei. Che cosa poteva averla fatta nascere in quel modo? All'inizio è stato difficile accertarla. Eravamo così sconvolti che per un po' abbiamo sperato che morisse. Poi però ci siamo accorti che lei e Sara erano collegate. Collegate in un modo che non potevano nemmeno immaginare. Non solo le nostre bambine condividevano i pensieri, ma quello che accadeva all'una si ripercuoteva anche sull'altra. In un momento Ivan realizzò cosa era successo. Il livido sul viso di Sara. Ieri notte la piccola era nervosa. Mia moglie è scesa nel seminterrato per tranquillizzarla, ma lei l'ha morsa. Daniela le ha fatto male, senza volerlo. Quindi lei e Mara... Era lei che tua figlia? Luca fece un cenno di assenso col capo. Una lacrima gli irrigò il viso stanco. Sì, loro sono una cosa sola. Se muore Mara, muore anche Sara e viceversa. Per questo devo prendermi cura di entrambe, per quanto difficile possa essere. Io però volevo che tu lo sapessi, che capissi il motivo per cui l'ho fatto in fondo. Un tempo eri il mio più caro amico. Ti devo almeno una spiegazione. Luca, ma perché mi hai portato qui? Chiese Ivan tenendo lo sguardo fisso su Mara, che aveva iniziato ad ondeggiare, spostando il peso del corpo da un piede all'altro. Tu sei solo, Ivan. Nessuno ti cercherà se scompari nel nulla, e la mia piccola non può nutrirsi solo attraverso la sorella. Inoltre, sono poche le cose che il suo organismo riesce a tollerare, e adesso lei ha fame. Molta fame. In quel momento, Mara si lanciò contro Ivan, che iniziò a scalciare cercando di respingerla. La bambina però gli afferrò una gamba, affondando i denti nel polpaccio e strappando un pezzo di carne che masticò e ingoiò con ancora i brandelli della stoffa dei pantaloni attaccati. Ivan pianse e urlò, mentre la bambina continuava a mangiare e il dolore si faceva così intenso e straziante da annebbiargli la mente. La vide mordere, strappare e masticare. Sentì i denti di lei nella carne e la piccola lingua che lappava il sangue dalle ferite. «Tesoro, il pranzo è pronto!» La voce di Daniela scosse Luca, che rimase ancora a guardare la sua bambina mentre mangiava con avidità quello che un tempo era stato il suo migliore amico. La salutò con una carezza e lei rispose alzando la testa verso di lui. Le labbra dalle quali penzolava un brandello di carne piegate in un accenno di sorriso. Poi Luca uscì dal seminterrato. Tirò un sospiro di sollievo quando, dopo essersi richiuso la porta alle spalle, non sentì più le grida e le suppliche dell'amico. «Diventa sempre più complicato trovarle da mangiare», disse Daniela prendendo la mano del marito. «So che questa volta non è stato facile per te. Sei un padre meraviglioso». Lui le sorrise ringraziandola con un bacio. Quando i due raggiunsero la sala da pranzo, la piccola Sara stava fissando in silenzio il piatto di pasta che aveva davanti. «Che c'è, cucciola?»
le chiese Luca, vedendola pensierosa. La bambina si scosse e gli sorrise con un'alzata di spalle. «Niente, va tutto bene, papà. È solo che adesso non ho più molta fame».